Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Siccome è il 24 di dicembre oggi, ho in mente, e vi dico anche già qualcosa, che per queste 2 settimane qui di vacanze natalizie ci saranno i video ogni giorno. Come l'anno scorso, no? Che abbiamo fatto tutti i giorni per tutti i giorni delle vacanze, i video. Quindi eccoci qui, ritorniamo. Video un po' non annunciato da nessuna parte, che non ho messo community e neanche un video speciale in cui vi dico la settimana. Ci sarà questo. Quindi da oggi iniziamo, poi ci saranno i video domenicali. Intanto vi faccio gli auguri di Buon Natale e buone feste. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a fare queste fermate qua con l'autobus, questo viaggio sulla linea 12, 12 Stradargini, che è sempre della mia città. Una linea che va tipo in collina, credo. Non mi ricordo perché non è il mio autobus che prendo di solito. Quindi, se non sono ferrato su questa linea di preciso, è perché non prendo quest'autobus per spostarmi. Perché da me passa il 7. 7 come le fermate, però siamo sulla 12 oggi con lo Scania. Poi sì, in questo periodo qui ci saranno molti video di PTS, video anche di Superbike, perché dobbiamo andare avanti con la carriera. Ritornerà FIFA con i mondiali che si sono conclusi una settimana fa ormai, però sì, ritorniamo con FIFA, con i mondiali. Poi CTS, forse qualche cosina con il furgone, quindi niente settimana del camionista, anche perché la settimana del camionista ritornerà l'azienda a lavorare e riaprire dal 3 di gennaio, quindi con l'anno nuovo. Ormai era l'ultima. Ultimi consegne che ho fatto con il camion sono state quelle di ieri, l'ultimo giorno è stato ieri, venerdì 23, che sarebbe dal momento che sto registrando, nella realtà oggi alle 17, l'ultima, cioè oggi che sono le 17:30, l'ultima consegna è stata oggi. Comunque non ci interessa perché sono sulla linea 12, siamo alla guida di un autobus. Però sì, qualche consegna che avevo detto in precedenza, per quando facciamo la settimana del camionista, era quella con un corriere, un furgone, a fare il lavoro del corriere, ecco.
poi anche se non c'è scritto nell'orario dei programmi, dell'elenco delle informazioni del canale, anche se non c'è scritto, ve lo dico, questo video uscirà dal momento in cui lo state vedendo. Questo video è uscito e uscirà per le ore 1:30, come quando è domenica e ci sono i video dei bike vlog, che da un po' che non li porto perché non ho più avuto l'occasione di fare dei giri in bici, ecco, per questo motivo. Cercherò di non portarvi video in cui sarò a bordo sempre del Mercedes, perché sì, è un autobus che mi piace molto, il Mercedes come comodità anche, però non vi porterò solamente video con quel determinato autobus, perché se no è un po' noioso, visto che ne abbiamo sbloccati parecchi di questi mezzi, e neanche cercherò di portare video solamente su Scania come questo Scania o quello tra virgolette doppio, quello che si snoda, c'è lo snodo, perché anche quello lì l'anno scorso, quando avevamo fatto PTS, avevamo inaugurato PTS, era sempre quell'autobus lì. Mi porterò anche il Solaris Urbino 18, che è quello lì. L'abbiamo usato un pochino, ma non sempre, non come gli altri mezzi, quindi un po' per cambiare. Mi potrei portare ancora, visto che l'abbiamo usato poche volte, il Solaris Urbino 12. Che il Trollino, che è un autobus elettrico. Questo non ve l'ho mai portato. Qualche autobus da viuzze piccole del centro, o qualche video con qualche autobus di linea extraurbana. Vabbè, sono tante cose che in queste 2 settimane vi potrei portare. E poi sulla mia linea che prendo per tornare a casa quando mi sposto, non c'è mai un autista fisso, come tipo un camionista che ha il suo camion, che gli dà in prestito l'azienda e che va a fare delle consegne di ritiro. Di solito non c'è mai su un autobus di linea. Su quella extraurbana, sì. A volte fa delle settimane,
Fa una settimana e poi cambia. 4-5 giorni su 7, quindi un giorno lo lascia libero a un altro collega a fare quella linea lì. Tipo, quelle extraurbane sì, quelle urbane no. Non mi è mai capitato di avere lo stesso autista 2 volte consecutive. Poi se volete vi faccio vedere una mappa che ho creato per gli autobus, sbloccando le varie fermate. E vi faccio vedere la mappa che vi potrò portare con un autobus per quel periodo là, quando andremo a fare questi giri qui. Ti consegno. Consegni perché per il camionista. No, di varie fermate. Cioè, consegniamo la gente all'apposita fermata quando la gente avrà schiacciato il campanello. Questo più o meno. Vabbè, detta così è un po' bruttina, però è l'unico termine che mi veniva al momento. Siamo arrivati al capolinea, quindi adesso la gente che sa che verrà su adesso rimarrò su, dopo riprenderò la nuova destinazione e cambierò il display. E vabbè, farò un po' tutte le cose che fanno gli autisti degli autobus quando arrivano al capolinea, per poi andrò a ripartire per partire da un'altra, per andare da un'altra parte, sempre sulla linea 12 adesso. Però questo qui, per questo video non c'entra, non ci interessa. Quindi una piccola pausa e poi dopo ripartirò, farò il giro di questo isolato di case. Noi siamo nella freccetta rossa, farò tutto il giro, ritornerò, ripartirò da qua e dopo andremo a fare l'altro viaggio. Va bene? Allora, quindi questo nel frattempo che faccio la pausetta e farò anche l'outro. Quindi, se il video vi è piaciuto per questo ritorno di PTS, se questo video appunto vi è piaciuto, potete scrivere qui sotto in un commento il vostro parere, mettere mi piace, un bel pollicione lì in su, condividere il video a chi volete e poi, ultimo ma non per ordine di importanza, un'iscrizione e una campanellina al canale, così voi supportate me. Io da parte vostra ricevo il vostro interesse per i video che carico e per tutti i contenuti, insomma, quello che vi piace dei miei contenuti, e poi anche per raggiungere i 150 ormai, perché abbiamo raggiunto i 125, grazie mille, e dobbiamo raggiungere adesso l'obiettivo di 150. Quindi iscrivetevi. E quindi niente, noi ci vediamo domani con il video domenicale e con l'introduzione dei video della settimana che va fino al 1º gennaio 2023. Quindi niente, non so quale video uscirà domani, lo vedrete poi, lo
dopo il video domenicale. Quindi, ciao a tutti. Alla prossima.